Ciao a tutti, raga, ben ritrovati qui da Mr. Watti. Oggi per Retro Gamers, come vedete, siamo sul primissimo, abbastanza famoso, diciamo, Bubsy in Close Encounter of the Furred Kind, che è un gioco di parole che anche l'intero stesso gioco è basato su incontri ravvicinati del terzo tipo, proprio perché la trama vuole che abbiamo questo Bubsy che cercherà di difendere la sua fornitura di gomitoli del pianeta dagli invasori alieni, quindi un incipit molto molto bello. Ditemi qua sotto se preferite questa versione, ovvero su Super Nintendo, oppure quella sul Genesis, anche se in realtà non avevo notato grossa differenza tra le due. Eccolo qua. Speriamo che non mi faccia incazzare, già partiamo bene. Ah, c'è il timer, devo sbrigarmi tantissimo. Lo scorpio è influenzato dai gomitoli, sì. Abbiamo anche le magliette, se riusciamo a prenderla con calma. Qua salta di merda, meglio di qua. Opla! E poi è strano perché in realtà, cioè, io salto con successo sopra gli alieni, però mi fa la zuffa come se fosse Paperino, che in realtà è stato colpito e quindi si incazza. Non so. E in realtà posso solo saltare da quel che vedo. Gli altri pulsanti pure fanno saltare. Ah, con L1 e R1 si muove già la telecamera, figo! È la prima volta che vedo questa cosa su Super Nintendo, non so quanto era comune. E qua abbiamo una scatola di banane, che giustamente, di bucce che fanno scivolare. Qua devo fare un time event incredibile. Ocio! Ed è tutto intero, signori. Attenzione, primo colpo. Mentre come vedete c'è l'acqua, quindi immagino che il gatto non la voglia. Opla, al volo. In tutto questo io comunque mi sto allegramente godendo il paesaggio, ma il gioco è a tempo, quindi... Ocio, guarda come scivola. Dove vado? Ah, ok, c'è un po' di boost, meno male. E quindi un po' si perde, no? Un po' come Sonic, che c'ha dei bellissimi paesaggi, però non posso godermeli perché non lo posso schiacciare, niente. Devo correre assolutamente. Vabbè, ma... No, aspetta che c'era la maglia. Niente. Che casino, che casino, come si incasina. Ce l'ho presa, l'ho presa. Ocio, dove sto andando? Ma poi sono alieni che ti fanno la pernacchia? Che attacco è? Ok, dove sto andando? Non lo so. Sto parallasse è fighissimo, mi piace. Ah, quindi proprio il numero della maglietta dice quante vite prendo. Che strano, puoi dare così tante vite in un colpo. Però mi sa che non può stare tanto lungo sott'acqua, però siamo un po'. Io non dovrò proprio neanche scendere qua nelle fogne, mi stai dicendo. Dovrebbe esserci checkpoint, esatto. C'ho qua la macchinina, che non l'ho capita. Ah, c'è l'albero che mi ha protetto. Però come scanzonato. E un pochino, pochino, pochino c'è. Sento un po' di noise, non so se è evoluta la cosa. Attenzione! Ah, posso distruggerla. Ocio! E di nuovo qua. A differenza di tutti i Super Mario, qua non bisogna fidarsi che potrebbe esserci dell'acqua. Figata, sta roba. Ah, c'è il terreno, ok. A parte farmi scivolare, mi sa che non fa nient'altro. Mamma mia, che casino. Ok, ci siamo, ci siamo. Ora vado anche a prendere quell'altro. E questo? Che vuol dire? Stiamoci in punta? Ok, andata, andata, andata. Non male, non male per davvero. Molto, molto interessante. E il primo livello è finito. Sempre a mo' di Sonic. Giochino tranquillo, almeno per ora. E la pausa? Ah, su scura. Che comunque è già un bel feedback su Super Nintendo. Tension, tension. Dove vado? Niente. E va bene che tutte le volte che attacco lì mi fanno una musichetta. Qua forse se rimbalza meglio, sì. Non li prenderò mai tutti in un livello, chiaramente. Salta proprio poco quando è qua sopra. O salve. Così e così, voilà. Oh, adesso mi è imparato a saltare anche loro. Eccoci di nuovo. Però a parte la vastità del livello, cioè, è abbastanza ripetitivo, mi sembra, no? Manca proprio della varietà che hanno tanti platform. Cioè ci sono le cascate, ci sono i gomiti, cioè poco vario, secondo me. Un nemico sotto se a voi piace, ma... Sì, carino, però, considerando la concorrenza, mi sembra un po' così, ecco. Comunque, questo Icaruccio fa il suo, comunque. C'è il pianoforte che cade. No, ma come? Sei morto? Ma che ho fatto? Comunque siamo qua per fortuna. Ocio! Eccolo qua. Eccolo qua. Uno ad uno. Uno ad uno. Musica però ci sta. Anche se mi sembra uguale a quella del livello precedente. Prende velocità un po' alla Sonic di nuovo, quando va in discesa. Particolare, particolare, devo dire. Dove vado a finire qua? E di nuovo la cascatella. Dove vado? Dove vado? Non lo so, non lo so dove sto andando, tutto a casaccio. E sì, un salto della vita! Ok, arriva il treno. Figo sta roba. Questo è geniale. Oh, finalmente un po' di varietà. Forse devo crederci anche nell'altro lato. No, ecco comunque l'acqua.
quindi mi sa che mi conviene morire, che così io respawno sopra. Ci sono le piattaforme qua che sono molto precise. Ocio, scivola, non lo sa neanche lui bene. Ocio all'acqua. Ah, c'è un po' di cambiamento qua. Ben il livello pieno d'acqua. Ci sta, ci sta. Ma che forse diventa più bella. Attenzione, attenzione. Frena, che c'è l'acqua, non si sa mai nella vita. Eccolo. Ah, per la vita extra. Guardalo lì. Ci crede tantissimo, in questa posa. Acqua di nuovo. No, però forse era meglio stare sotto perché c'era la vita extra. Fiori. E non fanno niente. Vita extra, che ci sta sempre. Non ho ancora capito cosa sta. Incudine, come potrei? Boh. Comunque se si va mi fa male, quindi è meglio evitare. Ah, ho finito. No, c'è il boss. Attenzione. Attenzione, varietà. Belli. Gli UFO così comunque. Posso tagliare addosso. Ecco, tipo adesso, quando mostrano la faccia di merda. Esatto, così. Guardalo. Fatti vedere. Fatti vedere. Ah, ce l'ho fatta. Non è difficile, non è assolutamente difficile, ci mancherebbe. Ah, ci sono pure le password, giustamente, come una volta. Ma allora cambi, signor gioco, e dillo subito allora che sei molto wow. Bella lì. Cosa? Ma è un hamburger. Cosa vuol dire? Sono invisibile? No, ah, ok, sì, sono immortale praticamente, sì. Forse non mi vedono neanche. Figo, figo sto potenziamento. Pian piano riacquista colore. Allora lei ha le cose fighe, bisogna aspettare tre livelli per vederle, però ce l'ha, ce l'ha. Cos'è sta roba? Ma di qua invece entro. Ah, sì. Stai facendo tornare indietro il gioco, visto che gioca a tempo. Molto spiritoso. Cosa? Ha concordato plani. Ah! Ma tu pensa, questa mi mancava. Questa allora molto originale questa cosa qua. Tensione, tensione qua che la buca ballerino che va. Solo gomitoli, non mangiamo niente, no no? E si vola sull'autovolante. Ah, ok, allora mi sono ricreduto. Effettivamente è carino, dai, sto platform, non è niente male. Attenzione! Ah, ma mi crea i cracker, i biscottini lì, che cazzo erano? Però sto andando indietro in tutto ciò. Quindi potrei anche sbagliarmi. Gli anni che passano. Ok, ci siamo, ci siamo. Opla. Ma poi forse, ecco, guardato in questo caso potrebbe servire così non mi schianto e non muore. Ecco, forse procedere di qua potrebbe aver senso. No, è quello il problema. Devo andare in avanti di nuovo. Cioè, perché uno scarpone mi ha bloccato. Ah, mi tira proprio i calci, giustamente. Con calma e ce la facciamo a superarlo. Opla. Dai, però, dai. Tensione, tensione. Questo deve essere un checkpoint. Prendimi! Opla! Si vola! Si vola! E cosa facciamo qua? La posso influenzare la sua traiettoria? No. Solo le faccine. Qualcuno sta sparando. Tensione. Minchia, sputava fuoco. Pensa a te. Dove sto finendo? No, vabbè, mi schianto, mi scordo di usare il quadrato. Lo so. Sempre avanti, dai! Tanto abbiamo un sacco di vite che ci frega a noi. Non ho capito come è morto. No, questa proprio non l'ho capita. Non mi ha toccato nessuno, non c'era niente. Solo ci tirava a cogliere. Boh, sono impazzito. Guarda come saltano. Voilà, finito anche questo. Quindi niente, spero che vi sia piaciuto. Ditemi qua sotto se ce l'avevate e per quale console. Perché non mi sembra che cambi molto. Al suo perché anche questo platform. Vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao, Mr. Watti.